rewrite history. There must be some kind of way out of here. But they forgot about me. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. Salve a tutti signore e signori per questo piccolo video extra. Ebbene sì, proprio degli extra stiamo parlando. Idealmente la mia intenzione sarebbe stata quella di fare un video finale dove mostravo tutti gli extra, ma mi è stato fatto notare, e penso ha ragione, che soprattutto per quanto concernesse le lettere si andasse a perdere troppo il contesto di quello che stavamo per leggere. E quindi forse fosse il caso di vedere questi extra non troppo più là nel tempo rispetto agli episodi. Già adesso potrebbe essere troppo tardi, forse sì, forse no, questo non lo so. Fatto sta che leggeremo gli extra e vedremo quello che abbiamo sbloccato finora. Idealmente potrei tornare a fare un video extra a settimana se ne avrò tempo. Tempo, signore, è una risorsa molto preziosa e ne ho molto, molto poco. Allora, codice Enigma, ne abbiamo sbloccati un tot e abbiamo quasi sbloccato una fila, a quanto pare, e così però non ci dice nulla. E ok, stiamo facendo progressi, punto. Collezionabili. Abbiamo un po' di cose oro, ma chiaramente, signori, come ho detto, questo non è un playthrough totalmente completista. Quindi non avremo tutto quanto. E forse in realtà tutte queste cose potremmo vedercele... Ecco, per esempio, i bozzetti, personaggi. Ce li vediamo alla fine. Lettere. Queste... Le registrazioni le abbiamo sentite insieme. Ah no, quella è la musica, ma per ora evitiamo. Quello forse nel video speciale, sempre che non ci siano copyright. Le lettere, ecco. Diciamo che le lettere forse è il caso di leggerle quando vengono trovate. Anche in futuro le lettere cercherò di leggerle subito, in modo da non dover fare altri video extra nel caso, e di tenerlo come avevo inizialmente ipotizzato come video finale. Quindi, a Heinrich Schwarz, Totenkopf Staffel, oddio, ho dimenticato come fosse Anstrei, ho totalmente dimenticato i numeri in tedesco, comunque 13. Caro Heinrich, spero che tu stia bene, ti scrivo dal portico dell'ospedale in cui sono ricoverato. Ho chiesto a un graziosa infermiera di accompagnarmi qui. Ha detto di essere una volontaria di Monaco. Qui, a Dar es Salaam, è quasi sera. Dal mare proviene una gelida brezza accompagnata dall'odore di pesce e di alghe marce. Per non parlare del fetore quasi insopportabile dei corpi bruciati sulla costa. Già. La vista sulla terraferma è spettacolare. L'Africa è, sotto molti aspetti, un luogo incredibile. Si respira aria di libertà, un senso di avventura, se vuoi. Vorrei che potessi ammirarla come me, Heinrich. Ho visto anche cose atroci che non si possono dimenticare. Ricordi quando ti dissi che non avrei mai rimpianto la scelta di abbandonare gli studi per entrare nell'esercito? In tutta onestà, ci sono stati momenti in cui ho maledetto quella mia decisione. Sono ancora combattuto. Se non avessi lasciato l'università, davvero non mi sarei sentito così perso e privo di uno scopo? A proposito, come sta Elsa? L'hai più sentita? L'hai vista nel campus, magari? Per le strade o lungo il fiume dove andavamo a pescare? Forse non dovrei chiedertelo, ma mi ritrovo a pensare a lei quando la notte scende sul deserto. È confortante. La violenza può essere difficile da gestire. Alcuni uomini stanno perdendo la testa. Dicono che non dovremmo neanche essere qui, e posso capire perché lo pensino. Specialmente quelli più inesperti. Hanno paura, paura dei guerriglieri, dei selvaggi. Un mese fa eravamo in mezzo al deserto. Stavo guidando il mio carro. Eravamo in quattro sul mezzo. Io, Aswolf, Gunther e Kellerman. Hai visto questi carri armati? Sono appena usciti dall'officina del generale Strass. Sono alimentati con reattori nucleari e dotati degli armamenti più all'avanguardia. Un plotone di questi carri può decimare un intero villaggio in un batter d'occhio. Tuttavia, nel deserto abbonda l'unica cosa che queste macchine non possono affrontare. La sabbia. Non l'abbiamo vista arrivare. Quando eravamo quasi al confine del Tanganyika, è sboccata fuori dal nulla una tempesta di sabbia. In pochi minuti era tutto coperto di sabbia e penetrata nei motori attraverso le fessure della carrozza, causando malfunzionamenti nel mezzo. All'improvviso ci siamo ritrovati bloccati, così ci siamo accampati sul posto. Non avevamo scelta. La squadra era composta da 20 uomini, con turni di guardia lungo il perimetro. Nel cuore della notte, un urlo straziante mi ha svegliato. Sono corso fuori. Il campo era in preda al caos totale. I miei soldati correvano come polli decapitati,
mentre uomini neri selvaggi vestiti di strisce di cuoio, con i volti dipinti di rosso e gli occhi che scintillavano nell'oscurità, sgozzavano e trucidavano la nostra unità. Ho visto Gunther venire sventato sul posto. Cercava di trattenere le viscere che gli scivolavano tra le dita. Brutta scena. Uno dei selvaggi è sbucato dal nulla e mi ha trafitto allo stomaco. Sono riuscito ad afferrare la pistola e a ucciderlo. Ho estratto il coltello e sono scappato via dal campo, correndo nel deserto inseguito da terribili urla nella notte. Dicono che ne abbiamo tenuto in vita qualcuno per torturarlo. Che ne abbiano tenuto in vita qualcuno per torturarlo, mentre i morti sono stati appesi a testa in giù, sbudellati e con gli organi sessuali tagliati e infilati in gola. Mamma mia. Quindi capisci perché tra gli uomini comincia a vacillare il morale. In un certo senso, è comprensibile. Ciò nonostante, io non mi arrenderò dinanzi a questi sentimenti di debolezza. Per quanto la tentazione possa essere forte, resterò saldo nella mia convinzione e fedele agli ideali del nostro leader. Siamo la razza più forte e non può esserci posto per nessun altro. Spero che tu condivida ancora questo pensiero. Il tuo amico Oscar Weichmüller, 72° reparto corazzato. PS, se vedi Elsa, dille che la ama ancora. PS. E comunque, nonostante tutte queste parole, il signore qui è scappato di fronte alla violenza dei cosiddetti selvaggi nel 46. Lettera a Erdmann. Padre Helmut Hoffmann, chiesa di Berlino del Terzo Reich. Ayacucho, Perù. Nel 55. Caro padre Helmut, lo sapeva che nella mitologia del popolo Quechua, gli indigeni del Perù, esiste una figura chiamata Pishtaku, il macellaio? Lo descrivono come un assassino bianco vestito con un poncho e un cappello a testa larga e con in mano un faccetto, usato per estrarre il grasso dai corpi dei Quechua che uccide. Potrebbe sembrarle strano, ma credo che sia indicativo della relazione tra i popoli indigeni di queste terre e i conquistatori spagnoli giunti tanto tempo fa. Recentemente mi sono ritrovato a pensare sempre più spesso al Pishtaku, con un senso crescente di rabbia nel cuore. Un mese fa vivevo vicino a una famiglia Quechua, qui ad Ayacucho, dovrei pronunciarlo come è scritto, Ayacucho, diciamo Ayacucho, e provavo a convertirli al cattolicesimo romano. Avevo stretto amicizia con il più giovane della famiglia, un ragazzo di nome Hastu, che a quanto pare significa uccello delle Ande. Hastu era la mia guida in tutto ciò che concerneva la cultura dei Quechua, è affascinante anche se mi rammarica che non potranno mai conoscere il paradiso, a meno che non si convertano alla vera fede. Due settimane fa ho scalato le montagne delle Ande insieme ad Hastu per visitare il luogo sacrificale per gli Apu, gli dei della montagna. Da lassù il panorama mi ha ammazzato il poco fiato che mi era rimasto dopo la ripida salita. Dovevo partecipare come osservatore a un rituale per gli dèi che comportava il sacrificio di un lama. Ero lì per prendere appunti e documentare i loro strani rituali e gli strumenti utilizzati. Poi sono arrivati i nostri soldati. Ricordo che uno sciamano Quechua si è avvicinato tranquillamente all'ufficiale in carica. Questi gli ha puntato una pistola alla testa e l'ha ucciso sul posto. Ho urlato: «Che state facendo?» E lui mi ha risposto: «Ne resti fuori, padre. È un'epurazione autorizzata». Hanno iniziato a uccidere indiscriminatamente, massacrando chiunque cercasse di scappare o di portarsi al sicuro. Sono riuscito a far fuggire Astu prima che uno dei soldati mi colpisse con il calcio del fucile, facendomi perdere i sensi. Al mio risveglio non c'erano più Quechua ad Ayacucho. Erano tutti spariti. Ho cercato Astu ma non l'ho trovato. O l'hanno scoperto e ucciso, oppure è riuscito a nascondersi tra le montagne. Mi addolora vedere le atrocità commesse dal mio popolo. Mi ricordano ancora una volta i Pishtaku, i carnifici bianchi che giunsero qui per sterminare questa gente in nome dei loro scopi malvagi. Potrebbe parlarne con qualcuno, Helmut? Qualcuno che possa porre fine a questa follia, queste assurde barbarie. Non possiamo continuare così, in nome di Dio. Ho preparato la borsa, abiti caldi e scarpe resistenti. Ho persino recuperato una pistola per proteggermi. Stanotte salirò sulle montagne per cercare il mio amico Hastu, nella speranza di trovare una nuova alba al mio ritorno. Mi auguri buona fortuna. Il suo affezionato amico, padre Herdman Krüger. Signori, in queste lettere noi stiamo vedendo come il gioco, sebbene sì, ti faccia percepire la violenza e l'atrocità di quello che poteva essere il nazismo, sebbene questo sia un universo parallelo, tramite queste lettere noi possiamo davvero calarci. È come un libro, signori, ti cali nei personaggi e puoi immaginare le atrocità a cui stiamo assistendo in forma scritta. È forte, ragazzi, è forte. Ed è scritto molto bene. Lettera di Bobby. Charlotte, ricordi il gatto rosso? Come miagolava alla nostra finestra quando gli davo i gamberetti? O la lumaca nella veranda caduta dal tavolo sul tuo ginocchio? Ricordi i prati assolati di Primrose Hill?
la vetrata infranta di Sharpan Pride dell'asilo che sostenevi essere stato chiuso dai nostri politici? Ricordi come il tuo sorriso si trasformò in lacrime, come ti gestasti dalle mie braccia e come ridesti al mio orecchio e mi baciasti? Ricordi come la tua rabbia si trasformò in paura, tutti i discorsi che ascoltavi e come tutte le promesse svanirono nel nulla? Ricordi il gatto rosso, come miagolava e tornava ogni giorno? Credo che appartenesse alla signora Calloway, forse è per questo che non si è più visto quando lei si è trasferita. Ricordi il sorriso di Moni, come rideva di gusto a quella buffa lumaca, come correva per Primrose Hill, del suo primo sorso di birra dei suoi occhi quando apparve il sangue, o il gioco in cortile, apparve il sangue, lacrime e abbracci e come ballava, e come ti amavo, mia cara, e come ti amavo, mia cara. Questa è scritta in inglese. Ergo deve essere di un soldato americano. E non abbiamo altre lettere. Quindi, che dire? Probabilmente in realtà potremmo leggere tutte queste lettere anche alla fine, signori. Non sono contestuali. Ci sono i personaggi vari che vedremo alla fine. E anche qui i bozzetti li vedremo alla fine, quello senza problemi. E no. Ok, signori, questo è stato un piccolo speciale, più che altro ormai perché le ho lette queste lettere farò uscire un piccolo speciale, ma uscirà penso una mezz'oretta prima del video del lunedì. E che dire, ci riaggiorneremo con tutte queste letture, bozzetti, personaggi e registrazioni, ma come avevo detto inizialmente, a questo punto lo posso dire, alla fine della serie. A presto.